Ben presto, l'asfalto che ci aveva illuso nel primo tratto lascia il posto ad una strada ben più scomoda ed impervia, che mette subito alla prova l'affidabilità dei nostri mezzi e degli autisti. Gli immancabili checkpoint presidiati dalla polizia servono più che altro per chiedere qualche informazione, scambiarsi qualche novità, osservare i volti dei locali. Dai villaggi attraversati sbucano qua e là alcune bambine che vendono alle vetture di passaggio una pianta locale buona da mangiare, dicono. Avanziamo in fila indiana, attraverso un susseguirsi di curve e guadi che costringono a rallentare la nostra avanzata. Adesso la strada si nervica. Abbiamo imboccato la M41 che, se Dio vuole, ci condurrà fino ai 3252 metri di quota del Kaburabot Pass. La carreggiata è stretta. Ogni tanto dobbiamo rallentare per lasciare il passo ai mezzi che scendono. Incontriamo la prima neve. Per fortuna siamo nel mese di maggio, altrimenti il rischio è quello di trovare chiuso il passo. Ci arriviamo al tramonto. Giusto il tempo di ammirare il paesaggio, ma senza indugiare. Proseguire nel buio lungo questa strada potrebbe essere fatale. La notte la trascorriamo in una guest house nei pressi del villaggio di Kalaikum, che lasciamo poco dopo l'alba.